Signori, stavo per accedere su Brawl Stars così tanto per reclamare qualche premio e sbam che mi ritrovo un aggiornamento imponente e decisamente devastante. Quindi perché non farci un video e magari scoprire con voi nuove features che ci riserva il gioco. Quindi signori, non perdiamoci in altre intro prolisse. Vi invito come sempre ad attivare la campanellina per non perdere altri video, lasciare un mi piace, condividere il video e scoprire con me questo nuovo aggiornamento. Iniziamo. Come notiamo, già la nostra salettina d'attesa è cambiata, ma cos'altro sarà cambiato? Intanto leggo un Brawl Pass, pardon, per appunto la nuova stagione. Ne abbiamo tra l'altro anche una cassa da reclamare e guardate quante casse, quante robe ci danno Gelindo. Ok, non so chi sia. Ok, però sembra carino. Ci sono anche le emoticon. Ah, carino, ma c'erano prima le emoticon. Sapete che non mi ricordo. Beh. E Gelindo mercante, ok, cassa enorme bonus. Ok, quindi noi abbiamo, e volendo possiamo prendere il pass battaglia con 169 gemme. Per ora non lo. Oh, ci sono anche le missioni, ma dai. Ma va. Bello, l'hanno stramigliorato. Ah, stagione 1. Infatti, stagione 1. Non c'era prima sta cosa. Figata. Quindi, così, totalmente a caso, ci apriamo una cassa, magari troviamo assolutamente niente, però punti energia per Jackie e per El Primo, il nostro wrestler di fiducia. Tra l'altro abbiamo anche qualcosa, come sempre, nel negozio di gratuito, ok, punti per Colt, e un brawler super raro con 80 gemme, ma non abbiamo abbastanza gemme. Tra l'altro guardate quante skin bellissime, fatemi sapere nei commenti se voi comprerete il nuovo pass battaglia. Per ora io ci penso. Non so se si chiama Brawl Pass, vabbè, l'ho chiamato Pass Battaglia, ma ci siamo capiti. Quindi andiamo su nuovi eventi, stuk stuk stuk, prendiamo il tutto, sete di potere ce l'ho bloccata. Quasi quasi potrei fare un ricercati, non l'ho mai fatto, sinceramente, fatemi leggere un attimo le info, va? Ok, praticamente ammazzi i nemici, ti prendi le stelle e cerchi di vincere. Vediamo chi possiamo prendere. Ci prendiamo Jackie, perché è il primo, c'ha sta cosa. Ah, ok, per la missione, vinci 6 partite con il primo. Ah, bellissimo! Bellissimo, quindi anche Jackie. Ok, allora io prenderei lei e la migliorerei anche, giusto perché abbiamo i punti. Quindi andiamo in ricercati e facciamo gioca. Bellissima, sembra molto interessante questa prima stagione. Anche la schermata di caricamento è abbastanza interessante, molto carina. E siamo con altri due soggetti loschi. Ora non so se Jackie sia la migliore in questa modalità perché, vedete, attacca da vicino, no? Quindi non saprei proprio. Tra l'altro, piccolo attacco di lag, ma ce lo facciamo andare bene. E speriamo di vincere. Quindi, se ho letto bene, ogni eliminazione è una vittoria, cioè una stella. Ok. E quindi perché non andare a provare a pushare? Ora, Jackie non saprei bene se conviene pushare tanto o rimanere tipo nascosti nell'erba e poi stum, attaccarli come se non ci fosse un domani. Intanto mi stavano laserando, quindi scappiamo che è meglio. Facciamo un attimo fare i nostri compagni che vedo che stanno picchiando come dei fabbri. Siamo 16 a 6, quindi poco più del doppio. E ora siamo al triplo, perfetto. 18 a 6. Cioè proprio qui le stragi fuori di testa. Tra l'altro, il brawler che c'ha il mio compagno, quello lì che sembra. C'ho la ulti. Vai di ulti, pensi che non ti abbia visto, eh? Ok, l'ho ciccato malamente. Dicevo, il nostro compagno c'ha un brawler fighissimo, questo qui con i capelli viola. Secondo me è straforte come brawler perché, boh, mica va straveloce, fa tutte zuzzuzzu, fa tutte cose particolari. Quindi non lo so, fatemi sapere voi. Intanto c'è il lag prepotente, ma sarà per il tempo, perché ieri notte. Non interessa a nessuno, ma ok, volevo dirlo. Non mi ha funzionato il wifi per tipo 2 ore e io già stavo piangendo le peggio lacrime, perché ancora non mi va il wifi, sono morto. Però per fortuna è tornato in vita, ovviamente con qualche acciacco, come abbiamo noi qualche acciacco con 3 di vita, però non siamo morti. Vabbè, ormai la partita credo sia praticamente finita, come è finita la nostra vita. E dopo una sistemata ho fatto pure la rima, yo bro, e ogni video faccio una rima delirio. 5 secondi da adesso alla fine, strameritata la vittoria, grazie soprattutto ai nostri compagni. Non ho fatto più di tanto, è vero. Però no, non ho fatto più di tanto, ok, lo ammettiamo, però almeno abbiamo vinto. Il migliore è quello lì, che brawler è quello, non ne ho idea, ok. E tra l'altro aumentiamo anche di livello con Jackie. Abbiamo anche i gettoni, bene, bene. Quindi in caso, se ci va, possiamo aprire qualche cesta. Ah! Ho capito, non ci sono più le ceste che guadagni giocando. Ah! Cioè, praticamente tu, esatto, vai avanti nel pass, che sia gratis o comprato, e ti trovi le ceste.
Cosa ne pensate di questa cosa? Perché prima potevi accumularne quante volevi, adesso sì, sono tante. Però, vabbè, apriamoci ste tre casse Brawl, non ho capito perché le avevo, vabbè. Scrivetemelo voi nei commenti perché mi sa che mi son perso qualcosina. Non lo so perché ne abbiamo tre, fatto sta che vorrei trovare un Brawler così, tanto per. Così è giusto, non è che chiedo molto, magari uno legge... No, assolutamente no, sempre punti energia, che non ci fanno schifo. Però... Quindi, potremmo rifare questa modalità che volendoci... Ah, però c'è, vedete, in sopravvivenza c'è la sfida. Ok, tra l'altro, tra quanti giorni si conclude? 53 giorni, ok. Però fatemi sapere se come prima si accumulano appunto le casse, perché non lo so sinceramente. Nel dubbio mi prendo Poccio, che l'ho sbloccato nell'ultimo episodio o penultimo episodio. E andiamo in sopravvivenza da solo. Ci facciamo due, massimo tre partite a questo video. Era giusto per farvi vedere appunto la nuova stagione, per chi ancora non l'avesse vista. Oh mio Dio, quanto è lento Poccio. Perché è così lento? Poccio? Oddio, è lentissimo. Non me l'aspettavo che fosse così grasso. Quanto si mangia in Messico? Poccio? Allora, sto tipo ci sta inseguendo da 3 ore, ma non sta sparando mezzo colpo. Non so quale sia la tua tattica. Dai, via, c'è. Guarda che triangolo, cosa pensi? Cosa pensi? Pollo. Guarda che sberle. Neanche troppo. Scontro finale, così. Ah, a caso. Totalmente a caso. Cioè, quanto è durata questa partita? Cosa stai facendo? Cosa sta facendo? Ma questo qui è un idiota! Ma questo qui è un idiota! Cioè, guarda l'idiota come ci uccide, eh. Vabbè, non voglio commentare questa partita. Cioè, è durata 10 secondi. Non ho fatto mezza kill. L'ha ucciso un asteroide che gli è piombato sul collo. Però abbiamo vinto. Ok, però ho scoperto che Poccio è ciccione. Ciccio Poccio ti chiamerò. Tu da oggi sei Ciccio Poccio. E ti cambio a... Oh. Comunque si continua a sbloccare roba, eh. Bene, eh. Male che non troviamo niente, però bene, eh? Dai, allora ci facciamo in caso un'ultima partita con un altro Brawler. Facciamo Jesse totalmente a caso, totalmente a caso. E ci facciamo un bel classicone a raffagemme che si va sempre sul sicuro. Tra l'altro, che capelli indecenti. Non vedo l'ora che aprono i parrucchieri, ma anche questo non mi interessa più di tanto. Ma dovevo dirlo, magari ci sono molti di voi nelle mie condizioni. Jackie mi piace un casino. Cioè, guardate quanto spara lontano. Cioè, tipo across the map proprio. Fai peggio... capito, no? Intanto ci esce sempre il simbolo del lag, ma non vedo più di tanto laggare. Lancerei la nostra abilità, perfetto. Tra l'altro, appunto, non sono alto di coppe, quindi non troviamo neanche gente troppo forte. Ovviamente anch'io non sono più di tanto forte. Però dai, meglio così, almeno ci facciamo qualche vittoria. Oddio, guarda quello che bello, ma è la skin di Clash Royale. No, Clash of Clans. Sì, anche Clash Royale. Il barbaro. Ma va, devastante. Grandissimi. Perché mi sa che li hanno fatti gli stessi sviluppatori. No, forse no. Oddio, non lo so. Quelli che hanno fatto Brawl Stars hanno fatto anche Clash Royale, Clash of Clans. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Fatto sta che li stiamo devastando. Cioè proprio li stiamo prendendo e li stiamo distruggendo. L'ultima cesta, sì, l'ultima cesta, ok, ma stavo già pensando ad aprire la nostra prossima cesta. Dobbiamo resistere 12 secondi, Mr. Poccio, scappi la prego, grazie. Io faccio da guardia, faccio la sentinella, vai, voi salvatevi per 3 secondi. Io faccio la sentinella, ma mi sa che l'abbiamo vinta. Bella, easy. Oh, questa nuova stagione ci sta portando fortune. Comunque sì, il barbaro che devastante, e noi siamo anche migliori. Ok, inspiegabilmente, però ok. Voglio farmi l'ultima partita con Jesse, perché ormai ci ho preso gusto. E tra l'altro Jesse, non ditelo a nessuno, ma è tra le mie preferite momentaneamente. Questa schermata mi piace tantissimo. E abbiamo sbloccato altro? Non penso. Esatto, quindi dai, me ne faccio un'altra, in caso la taglio. Quindi sempre Jesse, sempre Rafa Gem. I nostri compagni, hanno Semino che è l'ultimo uscito, a parte appunto quello del pass battaglia. Ma non so se quello nel pass battaglia, Brawl Pass, sì, so che si chiama Brawl Pass, ma sarà, per me nel mio cuore sarà sempre pass battaglia. È un nuovo Brawler? Penso di sì. O è una nuova skin? Punto di domanda. Non lo sapremo mai, a meno che non lo sapete voi nei commenti, e quindi me la scrivete. Intanto io ho 3 gemmozze da preservare. C'è un tipo qua che ci vuole fare i peggio agguatoni. Come se non ti avessi visto. Sì, certo.
Direi qualche sberla, va. No, ho sbagliato. Scusa, ok, scusa, scusa, me ne vado, va bene. Non è che c'è bisogno di fare tutti i cattivi della situazione. Me ne vado. E abbiamo 8 gemme. Zitti, zitti. O comunque Semino è un fastidio. Cioè, proprio fastidioso. Proprio lui nella sua descrizione c'ha sono fastidioso. C'è una cosa incredibile. Quando me lo trovo contro o anche in squadra, in ogni caso, so che è fastidiosissimo. Come so che devo scappare per tenermi le gem. No, 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 ci stiamo prendendo le botte, ci stiamo prendendo le botte. Dai, resistiamo 8 secondi, non facciamo errori, non facciamo errori. Cioè, guardate Semino che ha messo le barriere. Fuori di testa, fuori di testa. Abbiamo vinto anche questa, perfetto. Così almeno possiamo aprirci l'ultima cesta, sempre che sia una cesta e non tipo delle gemme. E poi, appunto, concludere il video. Tra l'altro c'è anche la missione sconfiggi 24 nemici in arraffa gemme, così ci danno un botto di punti, ma per ora non l'abbiamo ancora fatto e siamo a livello 4. Voi che livello siete? Lo sapevo che ci dava le gemme, che sfiga. Vabbè, voi che livello siete? Non lo so, so solo che questa nuova stagione mi sta gasando non poco, quindi ci nerderò tantissimo. Potrei migliorare qualcuno, ma in caso lo faremo in un prossimo episodio. Io direi che mi tolgo le cuffie, ma non ho le cuffie perché mi si sono rotte nell'ultimo episodio delle Bed Wars. Per chi non l'avesse visto lo vado a recuperare. Quindi magari per un paio di giorni mi vedrete senza cuffie. Non lo so, dipende quando farò uscire video. Io vi ringrazio per la visione, spero che questa stagione vi piaccia, a me sta piacendo molto. E vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2.45, con un nuovo video. Ciao!